Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi faremo un nuovo episodio di Minecraft. Questo è il terzo episodio della serie Benvenuti nella modalità single player. E in questo video, rispetto a quello precedente, ovvero il secondo episodio, ci sono due novità. La prima è questa fornace che è questo nuovo banco da lavoro ho costruito in questo momento. E perché appunto, come se avete visto il secondo, avrete visto che sono morto. E ho perso tutte le cose, non sono riuscito a ritrovarle e qui ho dovuto ricominciare tutto. Inoltre ho costruito anche questa specie di magazzino che per adesso è vuoto, ma che poi mi serve, mi sarà utile. Comunque, iniziamo subito questo episodio in modalità peaceful perché sto per morire. E vi volevo far vedere subito una caverna che avevo notato prima mentre scavavo. Ho visto una specie di grotta che non so, mi sa però. Mi sembrava abbastanza grande come grotta, so che è una grotta naturale di quelle profonde e tutto. Adesso andremo ad esplorarla, non di qua di qua. Allora, adesso se la ritrovo, sperando, devi trovarla, sperando. Sì, credo sia qui, sia giusta la strada. Un maiale! Che cazzo è? Adesso lo vado ad ammazzare così mangio un po'. Che fatto di merda. E qui. Dove scappi? Ciccia. Carne. Buonissimo. Cibo, cibo. Cibo, 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 cibo. Un altro maiale. Uccidiamoli tutti. Ah, mangiamo. Perfetto. Oddio, perfetto, volevo andare meglio, però. Comunque la grotta dovrebbe essere questa, se non erro. C'è del ferro, del carbone. Non era questa, era un'altra. Però. Oh, della lava! E non la ne andremo verso di là. Comunque adesso ho notato subito il ferro e il carbone, un po' cos'era lì. Oh porca miseria. E questa dove porta? Cominciamo a scavare, eh? Prendiamo il ferro. Esploreremo questa caverna in questo episodio, credo che faremo solo questo. Però forse ci sarà anche un po' di azione se dopo voglio andare da peaceful. Vedremo anche qualche mostro. Quindi intanto prendiamo questo carbone e basta per questo perché quello è troppo. Oh, ecco anche altro ferro. Prendiamolo tutto il ferro. Ora inoltre quanto ce n'è qui. Ok. E io direi di continuare. Oh, che paura. C'è un lago, avrei un mostro. Dalla parte della lava, dove c'è un po' di luce. Continua a laggare, non so perché da qua. Corta, veloce, corta, fatto, cosa fa? Purtroppo che cazzo, però continua a laggare, lo scatto ogni tanto, non so come mai, comunque vabbè, continuiamo per questa strada. Allora, qui vedete che c'è della lava, ma non c'è problema, prendo la ghiaia che faccio un ghiaia che forse prendo sempre la spada perché c'è un metro la spada. Tanto sono in peaceful, quindi piccone. Acqua, acqua signori. Potrei fare dell'ossidiana se prendo quella lava e non sono quella. Comunque, prendiamo questo ferro. Guardate del ferro, signori.
Vediamo. Guardate quanto. Questa grotta frutterà abbastanza, vedo. Palla sta ghiaia del cazzo. Okay. Guardate l'acqua. Oh cazzo, questa sì che è una grotta, signori. Questa sarà una di quelle grotte abbastanza grandi. Cerchiamo di costruirci un ponte. Cerchiamo di farci un bel ponte. Guardate voi che spettacolo. Guardate voi che spettacolo di grotta, un carbone e lava. Questa, no, questa sarà, secondo me, una di quelle grotte da diamante proprio, quindi le butto nell'acqua, questa funziona. C'era lava. No, non laggate, prego. Oh, porca miseria! Guardate che canyon! In che canyon mi trovo? Trovo solo del carbone. Non laggare, prego. Merda. Lì c'è dell'obsidiano, dovrebbe esserci. E intanto lava a fiumi. Cioè, che posto. Direi di farci strada nella lava. Che gran... Oh, non scavare due, perché in due? Perché ne metti due? Qui è tutto obsidiano. Però non c'ho il diamante, quindi non posso... Non posso... Cioè, non ci faccio un cazzo. Si è creato qua. Ho parlato, porca puttana, non lo ritrovo! Cioè, non posso ritrovarlo quel punto, a meno che non so vicino a casa, oppure non so vicino a questo che è. Porco. Sì, è quello quando lo ritrovo, quando nasce Cristo, Dio. Brutto. Scusate, adesso taglierò quel pezzo. Il culo ritrovo. No, vabbè, quella è casa. Aspetta, forse c'è un barlume di speranza che io ritrovi questo punto. Allora, scusate tanto per questa rottura del cazzo che vi sto procurando, però devo ritrovare quel punto, quella grotta. In quella grotta c'è tutto il materiale. Ferro, che non avevo preso. Lo prenderò adesso. No. Poi dov'è il punto con la lava? Eccolo. Guarda quel ferro, l'ho preso un brutto stupido. Qui c'è un ponte che avevo fatto io. Adesso continuiamo di qua. Troveremo un gran fiume. Il po ponte. Che tuffo. No, ma sono tonto del merda, sono tonto del merda, non mi rispondo lì perché... Che tonto, però ho capito dove sta. A meno che la roba non sparisce... Cazzo è... Comunque, a meno che la roba non sparisce, so come ritrovo al punto. Quindi, la mia cosa... Sparisce tutto. Scusate l'interruzione.
Credo che taglierò questo pezzo. Credo che taglierò questo pezzo. Allora, di qua, credo, non lo so. Di qua è questo po Maremma, questo ponte. Qua di qua. Sperando che le cose le ritrovo, perché altrimenti tante di vabbè. Ah, è fume. Boh. Non lagga. Che cazzo laghi comunque ora di baratro. Guardate. Qui ho rischiato, eh. Non era qua, era sopra. Adesso ci manca il lag, ci manca. Devo recuperare le cose. Boh, che cazzo, sta allargando come un cane. Non so come mai, poi. Ecco le cose. Tutte le mie cose. Certo, il ferro. Perfetto, tutto tranne spade e cose importanti, eh. Ma che cazzo è? Ascolta. Solo io ritrovo tutto, proprio ma tutto. Fortunatamente ho abbastanza legno da farmi un banco di lavoro. Per farmi un bastone dei bastoni. 4. Mamma mia, ho perso tutto. Va bene. Credo che sia conto, no? Come dire. Credo che questo episodio, insomma, scusate se è stato noioso, però debba finire qua. Nel prossimo episodio continueremo ad esplorare questa grotta e quindi direi che ci vediamo al prossimo video. E quindi alla prossima.